Old Italian Food oggi fa tappa a Napoli, l'antica capitale del Regno delle Due Sicilie. In realtà le origini di questa città sono molto più antiche, risalgono addirittura all'epoca greco-romana. Poi da queste parti si sono succedute tantissime, veramente tantissime dominazioni. I greci, i romani, gli spagnoli e poi naturalmente gli arabi, e ci sono stati addirittura i francesi e i normanni. Tutto questo putpurri di dominazioni ha dato vita ad una cucina assolutamente variegata, alla base della quale ci sono ingredienti genuini, ma che però hanno avuto la contaminazione della grande fantasia dei napoletani. Due i tipi di cucina che ritroviamo da queste parti: quella con gli ingredienti più raffinati, le preparazioni più elaborate, la cucina dei ricchi, delle classi più agiate. E poi c'è la cucina più povera, quella fatta con gli ingredienti genuini della terra, che tutti i giorni si acquistano nei mercatini rionali, che tra l'altro vi faremo vedere proprio nel corso di questa puntata. Sono alla base della cucina tradizionale partenopea, quella che si consuma tutti i giorni nelle trattorie di questa città, e ovviamente alla base di questi piatti straordinari c'è una tradizione particolare, quella che i napoletani ci hanno confidato, quella che hanno confidato alle nostre telecamere. Anzi, venite con noi, facciamo un viaggio e chiediamo a loro qual è il piatto principale, più gustoso, più tradizionale della cucina napoletana. Se parliamo d'arte, Napoli è una città piena d'arte, non soltanto per quello che riguarda i monumenti, ma naturalmente anche per quello che riguarda il teatro. A pochi metri da qui c'è il Teatro San Ferdinando, che vi riporterà alla mente sicuramente il grande Edoardo. Ma poi c'è anche il Real Orto Botanico, è stato fondato nel 1807 dal fratello di Napoleone, che era il re da queste parti. E poi c'è l'arte della cucina, e se parliamo di arte in cucina dobbiamo parlare delle mani sapienti della mamma di tutti noi, che inevitabilmente sa cucinare particolarmente bene. Allora andiamo dalla cucina di mamma, che è proprio qui, a due passi. Quando sono a Napoli non posso fare a meno di venire a trovare il mio amico Carlo, a Cucina e Mamma, perché in realtà a Napoli quando si cucina bene, si cucina come facevano le mamme di una volta. Ciao Carlo. Ciao. E naturalmente grazie per averci ospitato nel tuo locale oggi, che si chiama Cucina e Mamma, perché? Perché la cucina nostra è come faceva un tempo la mamma, perché le mogli di oggi, niente. Non vogliono fare niente, vogliono soltanto venire a mangiare qui, ed è un must, come dicono quelli che parlano bene. Bisogna venire ad assaggiare questa cucina, che è fatta in realtà con gli ingredienti tradizionali della cucina partenopea. Oggi che cosa hai preparato? Pasta e fagioli. Che è un classico, che io voglio assaggiare ovviamente, però so che esiste anche la variante... Con le cozze. Con le cozze. Ecco. Ma le cozze poi tra l'altro nella cucina napoletana sono un po' dappertutto, no? Sì, sì. Come mai? Perché diciamo che noi questo periodo qua è un periodo nostro delle cozze nostrane, le cosiddette cozze di scoglio. E quindi sono veramente da assaggiare. Da assaggiare, sì. A proposito di frutti di mare, ma due vermicelli con i frutti di mare, in particolare con le vongole, li possiamo assaggiare? Un assaggino proprio? Senti, ma so che esiste una variante povera. A Napoli dicono con le vongole fuiute, cioè scappate via. Ma perché si chiamano così? Si prepara tutto come dovremmo fare il classico vermicello con le vongole, ma purtroppo ai tempi loro le vongole sono fuiute. Perché non c'erano i soldi per comprarle, in realtà era un ingrediente pregiato e quindi si preparava il piatto, ma mancava l'ingrediente principale e il sapore era più o meno lo stesso. Assaggeremo anche quelle cose lì per voi, non vi preoccupate. Mettiti subito all'opera, io vado ad accomodarmi in sala. A dopo. A dopo. Come potete notare, una cosa assolutamente importante, qua i piatti sono tutti diversi, perché quello che conta non è la forma ma la sostanza, quindi quello che c'è dentro, a cominciare dalle cozze che sono dentro la nostra pasta e fagioli e che adesso cominceremo ad assaggiare. Carlo, questa pasta e fagioli è veramente una poesia, però adesso sono curioso di assaggiare questi vermicelli, però mi avevi promesso quelli con le vongole. Allora, non ci sono. E perché? Sono fiute, sono scappate. Sono scappate dal piatto perché in realtà era questa la scusa che utilizzavano le massaie all'epoca quando non avevano la possibilità, grazie, di metterci anche l'ingrediente principale, cioè vale a dire le vongole, e allora la loro scusa era questa: io l'ho portata a tavola e poi a un certo punto le vongole sono scappate via, se ne sono fuiute. Vabbè, noi le assaggiamo anche se non ci sono le vongole, tanto sono buone lo stesso. La cosa importante è arrotolarli bene
E la forchettata non deve essere né troppo grande né troppo piccola, perché troppo grande darebbe un po' fastidio alla bocca, troppo piccola non darebbe la possibilità di assaggiare praticamente tutti quanti gli ingredienti. Carlo, e come secondo io vorrei assaggiare qualcosa di mare, che cosa mi puoi preparare? Delle buonissime alici fritte. Alici fritte per noi, andiamo a vedere come le prepara il nostro Carlo, io nel frattempo brindo. Qui non si butta via niente, si mangia la spina e anche la coda. Tra le altre cose, questo coppetiello, cioè questo cono di carta che vedete anche a usarlo come base in realtà del pesce, non è soltanto, diciamo, a scopo coreografico per bellezza, ma serve fondamentalmente ad assorbire parte dell'olio di frittura per non appesantire troppo il piatto. Prima di mangiarle, che cosa bisogna fare, Carlo? Le condiamo con sale e pepe. Lo fai tu chiaramente? Il pepe e il sale insieme, vai. Vai, mi dici tu basta chiaramente. Basta così, vai. Basta così, può bastare. E allora, con le mani, così come si farebbe col coppetiello per strada, e buon appetito. Il pesce delle nostre parti, cucinato alla perfezione, ancora caldo, e anche con la coda, come le patatine fritte che mangiano gli americani per strada. Per gli amanti dei sapori più forti e più decisi, o se preferite per gli amanti dei sapori più dolci, c'è la possibilità di aggiungere un po' di limone fresco, che ovviamente va spremuto sopra, con l'utilizzo però della forchetta. Attenzione! Come si fa, Carlo? Così, in questo modo, vedi? La forchetta giusto al centro. E nonostante siamo a 20 cm, è riuscito a non bagnarmi con il limone, proprio grazie alla forchetta. E chiaramente, con il limone, sono tutta un'altra storia. Affronteremo presto altri viaggi nelle tradizioni del nostro paese e lo faremo insieme a voi su Old Italian Food.